Io scusate, ma devo interrompere questa felice discussione tra i pizzaioli aretini delle pizzerie aretine, questo bellissimo marchio di Confcommercio. Siamo ospiti della pizzeria Lo Scugnizzo, quindi grazie anche di questa ospitalità. Però vi devo interrompere perché sono curiosa di sapere di che cosa stavate parlando. Dunque, ci siamo riuniti perché siamo a ridosso dell'evento che si terrà la settimana prossima e quindi si stanno decidendo le ultime cose, le ultime strategie, si stanno sviscerando gli ultimi problemi da dover risolvere, quindi stavamo parlando animatamente proprio per cercare dei punti d'incontro che possano poi favorirci nella manifestazione. Bello che siete voi al tavolo questa volta, non al contrario, non ci sono i clienti ma ci siete voi che parlate, che discutete insomma tra coltelli, forchette, lieviti madri e quant'altro, perché insomma dovete discutere e capire come fare a portare questa pizza in piazza. Allora, intanto però io vorrei capire questa pizza, che cosa andremo noi a mangiare, quindi mi sposto dalla parte di qua del tavolo. Perché ci sono questi lieviti sul tavolo? Dovete decidere qualcosa? Allora, noi proporremo non col lievito madre ma un impasto a altissima digeribilità, perché ha una lievitazione di almeno 2 giorni, quindi è molto più digeribile, molto più sano e molto è apprezzato, sicché pensiamo che questa sia la scelta giusta per questo tipo di evento. I prodotti che poi vanno a condire insomma la nostra pizza, quali sono? Il chilometro zero è accertato per questi prodotti, altissima qualità. Quindi è certa la tracciabilità di questi prodotti, saranno sanissimi, coloratissimi e apprezzati di sicuro da tutti. E se ci fossero coloro che sono intolleranti al glutine, come si fa? Quest'anno c'è questa novità e hanno passato a me la patata bollente, perché da anni che faccio il senza glutine qui ad Arezzo, sono stato tra i primi. Anche qui una sorta di lievitazione, magari non 48 ore ma una 12 ore di lievitazione. Useremo un impasto del Dr. Char Mix It, che è un'ottima farina, e li faremo divertire tutti. Innanzitutto ci divertiremo noi, perché siamo lì, siamo i protagonisti, siamo gli attori e tutti davanti vedranno che noi lavoreremo questo impasto che per noi è magico. Pizza in piazza del resto è questo, cioè voi porterete proprio il vostro lavoro all'interno della piazza. Ma questo marchio Pizzeria Aretine che cosa rappresenta? Rappresenta un cambiamento fondamentale per quanto riguarda la gestione e il lavoro di pizzaiolo, specificatamente pizzaiolo. Prima eravamo soli, ognuno pensava al suo locale, ora c'è stata questa opportunità di aggregarsi e vorrei fare un appello a tutti chi fa il nostro lavoro di associarsi, perché merita, è divertente, c'è collaborazione a 360 gradi. Associarsi non costa niente, tranquillamente abbiamo fatto questo gruppo solo qualche ora disponibile e cerchiamo di mettere insieme tutte le nostre idee. La pizza è più buona tutti insieme? Sicuramente, si migliora perché si scoprono dei trucchi che puoi imparare. Presidente, però ci spieghi un pochino meglio che cosa accadrà il 28 e il 29 in piazza. Sì, il 28 e il 29, a distanza quasi di un anno, ci riproporremo alla nostra città con il nostro evento Pizza in Piazza, che ci vedrà tutti quanti uniti sotto lo stesso stand. Avremo uno spazio veramente grande di 100 metri quadrati dove avremo 2 linee di lavoro con dei forni professionali dove potremo proporre alla nostra città il meglio dei nostri prodotti, il meglio della nostra professionalità. Noi lavoreremo tutti quanti fianco a fianco di fronte alla gente per far vedere appunto la nostra manualità. E avremo a disposizione dell'impasto perfettamente lievitato. La nostra bravura sarà anche quella di proporre ai nostri cittadini un prodotto digeribilissimo, dove i nostri clienti potranno trovare la stessa bontà sia alle 10 di mattina come a mezzanotte la sera. Per quanto riguarda la novità di quest'anno, che sarà appunto la pizza con la mortadella, i pistacchi e la stracciatella di bufala, volevamo calcare quello che è stato la nostra proposta della settimana scorsa al vincitore della tappa, che con l'occasione si è aggiudicato anche la maglia rosa, Brambilla, e appunto per questo volevamo
proseguire in questo percorso che ci sta portando così bene. Sabato 28, domenica 29 maggio 2016, pizza in piazza. E aspettiamo! Sofia.